Ciao, sono Chiara e sono una cuoca, non di professione ma per passione. Cucino per i miei figli piatti della tradizione ebraica e non. Per questo ho deciso di condividere con voi le ricette della mia famiglia. Nella mia cucina non ci sono regole, ma creatività, passione e... Cari amici, buongiorno, bentornati nella mia cucina Rosso Rimmon. Oggi cominciamo una serie di puntate, due o tre penso, dedicate alla festa di Hanukkah. E comunque ricordo a tutti che anche l'anno scorso abbiamo fatto due o tre puntate sulla festa di Hanukkah, abbiamo fatto le Levivot, abbiamo fatto i Sufganiot, quindi se non ve lo ricordate andate a cercarli e troverete la ricetta. Oggi una dolce della tradizione ashkenazita, non mi appartiene, infatti non l'ho mai fatto in vita mia, che si chiama babka, è una specie di treccia dolce con il cioccolato e coperto con un topping molto 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 interessante. E quindi adesso vi do la ricetta per un babka. Per l'impasto del babka servono 250 g di farina, mezza fialetta di vaniglia, 80 g di zucchero, 50 g di latte, 60 g di burro, mezzo panetto di lievito sciolto in due cucchiai di acqua e un uovo. Per il ripieno occorrono 50 g di cioccolato tritato, 100 g di zucchero e 60 g di burro. Per lo streusel, cioè il topping per coprire questo babka, occorrono 3 cucchiai di farina, 3 cucchiai di zucchero, un cucchiaino di cannella e 20 g di burro. Allora, adesso si comincia a far sul serio e come al solito io mi metto il mio grembiule Rosso Rimmon. Adesso facciamo l'impasto, che è semplicissimo, si mette tutto fuorché il burro. Vi farò vedere il burro a che punto si mette. La prima cosa che c'è da fare è mettere la farina. Mi sono scordata di dirvi che la farina è farina 0, non 00. Lo zucchero, la vaniglia, il latte, l'uovo, il lievito sciolto e si comincia a fare l'impasto, che non verrà denso, è un impasto abbastanza molle. Ci aggiungo il burro a pezzettini molto 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 piccoli e lo faccio incorporare un po' per volta. L'impasto, vedete, è un pochino mollino, appiccicoso, è il momento di mettere il burro, che io metto un pezzettino per volta e faccio incorporare. Quando avrò incorporato tutto il burro, lascio riposare per lievitare per 2 anche 3 ore. La farina o anche la grandezza delle uova possono incidere sulle quantità, quindi se vedete che è troppo denso ci potete mettere un pochino di latte. Vedete, l'impasto è molliccio, deve essere così. Adesso lo mettiamo 2 ore a lievitare e quando non lieviterà molto, perché non si alza tanto, perché c'è molto poco lievito, c'è anche poca farina, ma in compenso è pieno di burro, quindi è pesante, quindi non lieviterà molto, non importa. Voi lo mettete 2 ore in un posto caldo senza corrente d'aria. Adesso facciamo il ripieno, mettiamo il cioccolato tritato, semplicissimo, lo zucchero, il burro che taglierò a pezzettini, deve venire una specie di, non proprio di cremina, ma insomma, adesso vi faccio vedere. Thank you.
E la pasta, vedete, è sempre molle, però aiutandosi con un po' di farina si riesce a stendere. Io adesso ci metto nel mezzo tutto questo impasto che avevo fatto col cioccolato, con il burro e con lo zucchero, e vi faccio vedere come si confeziona. Allora, bisogna fare praticamente un tondo, cioè tipo uno strudel, ma non è finito, e poi va girato tante volte, perché questo si aprirà e il cioccolato uscirà fuori. Se ci avete dei problemi, aiutatevi con un po' di farina. Vedete? Esattamente così deve venire, deve venire fuori. Ecco, giratelo ancora finché si rompicchia un po', e adesso lo mettiamo nella carta forno e dopo in uno stampo, penso, insomma, da plum cake va bene, via. Prendiamo uno stampo da plum cake come questo, sì, e lo mettiamo sopra, dentro. Eccolo qua. Ma non è finita qui, adesso dobbiamo fare lo streusel da mettere sopra, e lo facciamo subito. Per chi non avesse voglia di fare lo streusel, io oggi lo faccio per farvelo vedere, anche a chi mi piace, e ci mette sopra una spennellata di burro, un pochino di zucchero e basta. Però, insomma, per completezza, io adesso faccio lo streusel e ce lo metto sopra. Farina, 3 cucchiai circa, poi sono i soliti 3 cucchiai di zucchero. Il burro lo mettiamo a pezzettini piccolini, piccolini, piccolini. Dobbiamo fare tipo un crumble, via. E poi ci va la cannella, quanta vi piace, perché la cannella è un po' difficile, ma io la metto perché insomma ci sta bene, sarà un cucchiaino, dai. Armatevi di pazienza e dovete fare tipo una sabbiatura. Ecco, adesso mettiamo lo streusel sopra, proprio come se fosse un crumble. Io non ne metto più, mi sembra abbastanza. Bene, adesso andiamo in forno a 180 gradi per circa 40 minuti, 3 quarti d'ora, via. Eccoci, 40 minuti sono bastati, il babka è pronto e trasuda cioccolato dappertutto, deve essere parecchio buono. Io vi auguro Chag Hanukkah Sameach, vi ringrazio tantissimo e come sempre soprattutto Rosso Rimon vi augura Bete Avon. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale, ma soprattutto condividete. Bete Avon.